Io credo che in questo momento quello che noi stiamo vedendo è proprio la storia dietro la storia. Siamo abituati a vedere la storia nelle strade di Taormina, siamo abituati a leggerla nei monumenti. Quello che però vediamo oggi è qualcosa di molto diverso, perché è quella Taormina nascosta che non è emersa ancora se non in piccoli frammenti. Allora, quello che oggi è indispensabile è cercare di tutelare un patrimonio che non è solo patrimonio di Taormina, ma è il patrimonio dell'intera comunità, è un patrimonio veramente mondiale. È indispensabile allora che si possa agire di concerto con quelle che sono le autorità che già sono in movimento, l'università, il parco, la sovrintendenza e la regione e adesso anche il comune di Taormina. Allora, oggi concludiamo il nostro lavoro qui alla Domus della Villa di San Pancrazio, che è durato per tutto il mese di luglio. È stato un lavoro che ci ha rivelato delle sorprese, diciamo, ci ha donato delle sorprese che veramente non ci aspettavamo di avere, perché si tratta di un'area archeologica di un interesse grandissimo, sia dal punto di vista storico, ma direi anche proprio dal punto di vista monumentale, perché ad un semplice lavoro di pulizia, di riscoperta delle strutture già scavate, sono venuti fuori degli elementi di interesse straordinario, mosaici, pitture parietali, elementi proprio monumentali di grandissimo interesse, che ci fanno capire veramente che questa era una casa, la residenza di un patrizio romano di grande livello, di un aristocratico degli strati più elevati della società taorminese. E diciamo che la qualità, il pregio di questa casa è paragonabile alle case più nobili di Pompei. Il pregio, la qualità dei mosaici è simile, proprio è paragonabile a quello dei mosaici di Piazza Armerina, cioè io direi proprio che ci troviamo di fronte ad una piccola Piazza Armerina proprio per la qualità e soprattutto ecco, è importante dire che quello che noi abbiamo riportato in luce, o meglio, che era stato già scavato e che noi abbiamo adesso ripulito e documentato, è soltanto una parte minima di quello che quest'area conserva. Quindi io credo che questa villa San Pancrazio, oltre alle sue bellezze architettoniche e naturalistiche, il parco è di una bellezza straordinaria, questa villa, dicevo, conservi un patrimonio archeologico veramente straordinario. Un'area unica da questo punto di vista a Taormina, perché non ce ne sono altre nel centro di Taormina che abbiano questo, diciamo, potenziale archeologico, questa possibilità di riportare alla luce un lembo, diciamo, una parte della città antica così ben conservato e così ampio, tra l'altro. E quindi io credo che tutti quanti noi, ognuno per le sue competenze istituzionali e scientifiche, tutti quanti noi dobbiamo fare il massimo sforzo per far sì che quest'area venga conservata, che venga assicurata al pubblico, alla pubblica fruizione, venga restituita ai taorminesi. Il tentativo dunque dovrà essere quello della massima tutela e valorizzazione di questo bene archeologico, nella certezza che qui ci troviamo semplicemente nell'epicentro di una potenziale importante scoperta territoriale, ancora appunto non emersa all'esterno. Il tavolo tecnico che vede come protagonisti l'Università di Messina, il Parco archeologico, la Sovrintendenza, la Regione e il Comune di Taormina dovrà essere una realtà in breve tempo, perché questa è la carta migliore che abbiamo per riuscire a dare la massima tutela a quello che ricade nel territorio di Taormina, ma non è solo di Taormina, rappresenta una eccellenza per il mondo intero.